Michela, c'è Virgilio. Buonasera, Santi. Piacere, piacere. Eccomi qua. Dicevo a lui adesso che mi riprendo di persona piuttosto brutta. No. Sono bello dell'anima. Eccomi, no. Diciamo così. Una donna anche da un punto di vista di manualità fisica è ovvio che è diversa da un uomo, quindi certe gestioni anche a livello... A presentare la mostra sarà un giovane critico d'arte, che è Andrea Baffoni. Le opere di Michela sono sostanzialmente metafisiche e soprattutto nell'ascolto che trovate proprio nell'altra stanza si va verso questo tema della metafisicità, perché in questa ricerca di tempo e di attesa Michela ha trovato l'elemento del manichino. Manichino che è notoriamente soggetto di Chirichiano e che ci rimanda al tema specifico della metafisica, che lei legge attraverso il riflesso. Il riflesso che quindi contrappone la realtà dell'oggetto manichino che rappresenta l'uomo ma che non è reale, a un riflesso in cui c'è la realtà del mondo, anch'essa reale in quanto riflesso ma finta, perché passa attraverso l'elemento vetro. Quindi il tema della realtà viene costantemente ribaltato in questo gioco di rimandi. C'è la responsabilità, adesso tutti si aspettano. Certo. Sì, sicuramente sì. Sicuramente l'importante sì. È l'auguro di non andare verso cose grandi e pesanti. No, quello non è nel, non è nel tuo animo. Per passando cui... dalla piramide piccolina. No, sicuramente. Nicola, sicuramente avrà sempre sviluppi di grande leggerezza per quanto riguarda l'elemento visivo. Nel silenzio ci sono volti, ci sono occhi, ci sono bocche, ci sono membra. Nel silenzio ci sono colori, ci sono presenze. Nel silenzio ci sono parole, ci sono abbracci. Salve! Fuggire! Non avete voglia di dirmi niente. Non parlate. Voi, un giorno o l'altro mi parlerete.